Canale di 101 Notizie, l'apertura c'è, la cronaca: è stato preso dopo una latitanza di quasi un anno. Si chiude il cerchio sul duplice omicidio di Attorre e Petruzzelli. Freddati a maggio dello scorso anno, per il delitto erano state già arrestate due persone. Adesso finisce nei guai anche Pietro Cisternino, scovato dalla squadra mobile. L'hanno sorpreso nel sonno in un appartamento di Castellaneta insieme al resto della famiglia. Arrestato dalla squadra mobile Pietro Cisternino, ritenuto tra gli autori del duplice omicidio di Domenico Attorre e Domenico Petruzzelli. Per il delitto erano stati già arrestati Pasquale Fronza e Francesco Mancini. Cisternino invece risultava latitante da quasi un anno e alle prime luci del mattino gli agenti, coordinati dal dirigente Roberto Pititto, l'hanno tratto in arresto. Il 45enne originario di Mottola era ricercato da tempo. Grazie ad una delicata attività info-investigativa, i poliziotti sono riusciti ad individuare il suo nascondiglio, un piccolo appartamento nel centro storico, e hanno fatto irruzione. L'esecuzione dei due pregiudicati risale al 9 maggio scorso, forse alla base un regolamento di conti. La polizia aveva eseguito l'omicidio a colpi di pistola in diretta audio con una cimice che era stata piazzata a bordo dell'auto delle vittime, note agli inquirenti per spaccio di droga. I corpi di Attorre e Petruzzelli furono poi ritrovati sotterrati nelle campagne di Mottola. Con l'accusa di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere erano finiti in carcere Pasquale Fronza di 34 anni e Francesco Mancini di 33, entrambi di Palagiano, mentre il terzo uomo risultava latitante. Ora anche Pietro Cisternino dovrà rispondere di quanto accaduto. A Brindisi adesso, per parlare ancora di cronaca, spacciavano droga in una...